Diceva che era brutto, invece il sole è d'oro. Saluto la giornata e stiro un po' la schiena. Mi devo guadagnare un pranzo e poi una cena. A volte gira bene, a volte gira male. Buffo, non so nuotare, faccio un tuffo. Mi immergo e poi respiro con la testa fuori. Galleggio a velo d'acqua come fanno i fiori. Oh yeah, eccomi. Splende un grande sole su di me. That's the sun. Buongiorno mie care, ben arrivate, siamo a una nuova puntata di Mattina Amica. Oggi apriamo con Stefania Dell'Ante. Buongiorno, buongiorno Stefania. Mimi, buongiorno. A noi abbiamo lasciato in sospeso un discorso, dobbiamo anche dire che questo argomento è rientrato tantissimo. Sì, anche se se ne sta parlando ancora, ancora molto. Parlavamo, lo ricordate certamente, il discorso delle carni rosse ritorna sovente anche nelle interviste con altri tuoi colleghi. Certo. Nulla da dire se non che i mercanti del caos hanno colpito ancora, visto la riduzione che c'è stata, con veramente una percentuale molto elevata della vendita di queste carni, anche se effettivamente la notizia è rientrata, nel senso che mai nessuno si è sognato di dire che queste carni sono cancerogene. Sì. Ovvio, se si mangia qualsiasi cosa, come si dice, male. Può far male. Infatti. Se se ne fa un abuso, no? Sì, oltre all'abuso, proprio in questi giorni, proprio l'OMS ha fatto una distinzione ben precisa fra carni trasformate e conservate, cancerogene, e carni rosse potenzialmente cancerogene. Che poi lì ci hai spiegato molto chiaramente l'ultima volta che non sono le carni in sé per sé, ma sono i prodotti che vengono utilizzati, i conservanti che vengono utilizzati per fare in modo che queste carni mantengano alcune caratteristiche organolettiche. Certo. Sempre vive. Tra cui il colore, esatto, per esempio. Esatto, fra cui il colore in primis. Ma soprattutto anche alcune tecniche di trasformazione, come una trasformazione e anche una cottura casalinga. Quindi se io non trasformo adeguatamente la carne posso provocare la formazione di sostanze cancerogene. Ecco perché adesso si parla di carni rosse potenzialmente cancerogene. Poi che da sempre è risaputo che il consumo di carne rossa deve essere moderato, e questo ce lo dice già la piramide alimentare, di cui dove, abbiamo parlato tantissimo, tante volte, dove il consumo della carne rossa è previsto per una volta al mese. Quindi non stiamo dicendo nulla di nuovo. Senti, c'è un'altra notizia che circola in questo momento, un gruppo di medici che categoricamente ha preso posizione su questo argomento per quanto riguarda l'alimentazione dei bambini, per esempio negli asili. Ma certo, perché tu immagina che cosa possa essere successo nei giorni in cui è venuta fuori la notizia, soprattutto nelle regioni del nord Italia, nelle quali si ha una massima attenzione per l'alimentazione dei bambini, dove oltretutto è obbligatorio che le mense utilizzino solo prodotti biologici. Quindi tu puoi immaginare che cosa è successo quando hanno dato questa notizia, quindi le mamme si sono rivolte a scuola chiedendo di cambiare i menù. Pertanto un gruppo di medici ha legiferato cosa? Che è opportuno che i bambini mangino la carne almeno 3 volte alla settimana, perché la carne è un alimento fondamentale per la loro crescita, contenendo tutti quelli che sono gli aminoacidi essenziali. E quindi sono quelle sostanze che insieme formano le proteine e che costituiscono i mattoncini nel nostro organismo. Ecco, allora a questo punto Stefania, visto che noi abbiamo anche tante mamme che ci seguono e tante signore, insomma, di una certa età, che è giusto diano l'attenzione anche al tipo di alimentazione che fanno, che hanno. 3 volte alla settimana, ma di che carni parliamo? Beh, pollo se ruspante, diversamente carne di tacchino è perfetta, carne di vitello allevata adeguatamente e anche carne di maiale. E ci sono dei tagli del maiale come il filetto e la lonza che sono adattissimi all'alimentazione di un bambino, anche così piccolo. Mentre noi abbiamo l'abitudine che non è molto diffusa, devo dire, no? Poi chi l'assaggia ci ricasca, nel senso che effettivamente il sapore
della carne di cavallo e di puledro è sicuramente molto molto particolare. Certo. Tra l'altro, insomma, dalle nostre parti si dice che mette sangue, quindi spesso si è fatto, si è arricchita come nella dieta delle mamme che sono incinte, che ma aspettano certo. bimbi, eccetera, o nelle persone che hanno problemi di anemia. Ma la verità sulla carne rossa di cavallo o di puledro, quindi la carne equina, qual è? Beh, il cavallo adulto è considerato la stessa stregua del manzo adulto, del bovino adulto, quindi il consumo deve essere moderato, soprattutto nei bambini, perché le proteine di un animale sviluppato chiaramente producono più tossine in seguito alla digestione. Quindi il bambino non ha gli organi emuntori, che sono il fegato e i reni, adeguati per accogliere una grandissima quantità di rifiuti del metabolismo. Pertanto, anche per quanto riguarda il cavallo, una volta al mese. Se invece parliamo di puledro, magari proprio nelle primissime mesi di vita, quanto più giovane è l'animale, più la carne bianca, e allora si può una volta alla settimana utilizzare il puledro nell'alimentazione dei bambini. Ecco, tenete a mente queste piccole informazioni, state tranquille che non sbagliate. Ma poi la carne, il colore, qual è la carne rossa, qual è la carne bianca? Beh, è evidente, io in questi giorni ho sentito parlare anche del maiale come carne rossa, ma voglio dire, è evidente che il colore della carne del maiale non è quello. E quindi anche su questo fare molta attenzione. Se entro in una macelleria dove chi serve al banco mi propone una carne come se fosse bianca, e invece di un animale un po' più adulto, basta guardare il colore. Il colore, esatto. Perché poi lo vediamo, anche parlando per esempio dei bovini, noi vediamo la differenza che c'è magari dello stesso pezzo tra quello adulto Evidente. Chiarissimo. Cioè, se mettiamo vicino un vitello esatto. e il taglio di una entrecotta, esatto. una bistecca alla fiorentina, beh, la differenza è completamente diversa. E poi, insomma, affidatevi, sicuramente ci sono tanti bravi professionisti che fanno bene il loro lavoro, quindi affidatevi anche a loro, intendo dire macellai. Certo, io vorrei aprire una parentesi. Qual è l'aspetto più pericoloso? È che molto spesso quelle sostanze di cui abbiamo parlato, che sono i nitriti, i nitrati, che poi durante la digestione si trasformano in nitrosammine, che sono sostanze cancerogene, vengono utilizzate anche nella pratica comune, magari di alcuni cuochi, di alcuni chef, oppure di tutti quei posti in cui Davvero? Si acquista l'hamburger a un euro. Perché ovviamente per preservare il colore, per migliorare quello che è l'aspetto magari di tagli di seconda scelta. Sai che io quella roba lì mi sono veramente incazzata come una iena quando ho visto che faceva sponsor a Expo 2015. Lo so, ma senza legarci, diciamo, senza far riferimento a nessuna... No, non facciamo riferimento, a nessuna, però lo sappiamo. Nessun marchio, sì. Cioè, non si può dire il contrario, Stefania. Lo so. I nostri vecchi avevano ragione quando ci insegnavano che come spendi, mangi. Ma assolutamente quindi, sì. Mi devi spiegare, anche se a livello industriale, anche se a livello sì. mondiale. C'è la sicurezza alimentare, però è come chiaro. Come puoi vendere un hamburger a un euro? No, cioè, il prezzo è proprio ridotto, ma anche in alcuni ristoranti, anche di livello, perché sono domande che molto spesso mi pongono, ecco perché lo sto dicendo con cognizione di causa, e molti chef utilizzano anche del nitrato, del nitrito per preservare il colore della carne, magari andando a compensare quello che può essere un metodo di cottura. Quindi serve proprio sensibilizzare tutta la popolazione, sì. i consumatori in questo senso. Ecco, e poi basta chiedere, non abbiate mai paura di fare la faccia tosta, basta Ma chiedere. Assolutamente. Chi domanda non fa errore. Sono d'accordo. Senti, un'altra cosa curiosissima che è venuta fuori proprio da questo Expo 2015, e ne volevo parlare con te, volevo sì. aprire proprio questa grossa parentesi all'interno sì. del nostro appuntamento, gli insetti in tavola, una roba da morire. Pensate che la FAO, che è l'organizzazione internazionale che si occupa dell'agricoltura e dell'alimentazione nel mondo, attraverso un nuovo studio praticamente ha evidenziato
è auspicato e probabilmente si sta lavorando per questo, di utilizzare gli insetti anche nelle nostre cucine. 2 miliardi di persone, mamma mia, 2 miliardi di persone già utilizzano nella loro cucina normalmente, e non parliamo, voglio dire, solo dei paesi più poveri, sia ben chiaro, perché qui c'è secondo me la trappola, quella vera, di paesi, insomma, tipo del terzo mondo, mamma mia, tipo paesi del terzo mondo, dove effettivamente, non avendo possibilità di approvvigionarsi di carne, esatto, di allevare, carne, certo, allevare, coltivazione, agricoltura, ovviamente utilizzano. La principale risorsa è quella. Parliamo di posti invece dove la possibilità c'è. Prima di tutto è il consumo. Questa storia. Prima di tutto il consumo di insetti, larve e affini non rientra nella nostra cultura. Diciamo questo, tanto è vero che nella storia, anche durante i periodi relativi al Medioevo, semplicemente per non andare molto lontani, in seguito alla Prima Guerra Mondiale, c'è stata una grande moria di persone, di popolazione, per problemi di alimentazione, e anche in quelle occasioni nella nostra cultura non è mai stato utilizzato. Non sono mai stati utilizzati né insetti né larve, quindi questa categoria di alimenti non rientra assolutamente nel nostro costume. Sono terribili queste mani. Franco, io ti ringrazio con tutto il cuore, ma vi giuro non riesco, diciamo, proprio un po' bastare. Non riesco a guardarle, ma come si fa? Noi abbiamo soltanto in Italia un formaggio che contiene delle larve, che è un prodotto pregiato che viene gustato con la larva che è ancora viva. Però effettivamente non tutti lo mangiano, e bisogna avere una grande forza e non farsi cogliere dall'emozione nel vedere una larva che si muove. Qual è la mia opinione su questo? Sicuramente per arrivare ad utilizzare questi insetti e queste larve in maniera continuativa bisogna lavorare molto riguardo l'aspetto della sicurezza alimentare, perché che io sappia non esistono degli allevamenti adeguati a quelle che sono le norme igienico-sanitarie. Tu hai fatto riferimento a paesi nei quali c'è il problema dell'approvvigionamento del cibo, dove le popolazioni per sopravvivenza sono costretti ad alimentarsi con quello che la natura offre, fra cui anche insetti e larve. Però effettivamente non sappiamo quelli che sono i risvolti e gli aspetti a lungo termine dal punto di vista nutrizionale. Ah, davvero? Perché io vedo, ci sono già, insomma, ovviamente ci sono i pro, ci sono i contro. Non abbiamo una storia, no? Però, esatto, no, però insomma le informazioni, certo, che circolano che sono tutto, positive, positive, ma io vedo, bene, ma vedo che è una moda. L'impatto sull'ambiente, ma certo, l'impatto, poi gli aspetti nutrizionali di certi tipi di insetti. Ma come tutte le cose in questo momento, parlare di ciò è diventata una moda. È vero che la maggior parte di quelle che sono le derrate alimentari nel mondo non vengono utilizzate, c'è molto spreco, e questo è un argomento di cui si è parlato molto in quest'ultimo periodo, però dall'altro lato dobbiamo anche dire che se abbiamo ancora oggi il problema di sfamare tutta la popolazione mondiale, immaginiamo cosa può essere utilizzando soltanto larve di insetti. Obiettivamente, dal punto di vista nutrizionale, io posso fare una valutazione della composizione e dire che effettivamente un determinato insetto categoria contiene dei sali minerali, delle vitamine, ma questa è una valutazione asettica. Poi devo verificare che cosa succede a livello fisiologico ed effettivamente qual è la quantità che io devo introdurre per sostituire una fettina di carne. Senti Stefania, io non riesco proprio a concepirla questa cosa, no, è lontana da me proprio mille anni luce, perché già, voglio dire, già provate ad immaginare quando tu trovi un insetto nel piatto, nell'insalata, ma certo, che ci può stare. Ma il moscerino del vino, ma il bruchino del vino, ma certo, esatto, sì. Voglio dire, succede il pandemonio, perché lo vedi e dici vabbè, ok, non la mangio più, anche se non c'entra niente, magari l'insalata è stata già pulita, la verdura è pulita, certo, eccetera.
Provate ad immaginare invece proprio creare dei piatti con... Sì, per questo dico, non rientra paese, nella nostra cultura, poi, esatto, assolutamente. Con una tradizione alimentare come la nostra, insomma, veramente è inconcepibile un discorso di questo genere. Sì, assolutamente, e bisogna ancora fare tanta strada affinché un alimento di questo tipo possa entrare a far parte delle nostre tavole. Ecco, quindi la soluzione, cioè, è stato inquadrato come una possibile soluzione del problema della fame nel mondo. Sì, ma deve essere organizzata. Andando avanti anche le risorse naturali, beh certo, se continuiamo a sfruttare e a non rispettare ovviamente la natura, costruendo dove non si dovrebbe, abbattendo di ma tutto, certo, di più, campi, foreste, inquinando, cioè, è normale che è si normale. Arriverà a un punto in cui il pianeta non sarà più di non grado. Ritorno. Esatto. E poi voglio immaginare che cosa succede dal punto di vista della catena ecologica nel momento in cui nel mondo ci sono tantissimi insetti. Anche questo non è regolare, quindi è chiaro, è stata lanciata un'ipotesi, ma devono essere tantissimi gli studi da applicare a questo team per verificarne la fattibilità. Quindi possiamo stare tranquilli, non è... Sì, io direi di sì. Poi se vuoi, Miri, ti posso invitare a cena, prepariamo delle cavallette fritte. Grazie cara, accetto l'invito a cena, ma le cavallette fritte le fai mangiare a qualcun altro, di quelli che fanno gli intellettuali, diciamo, su questi argomenti, perché poi anche lì chiaramente scherzavo. Lo so, ci mancherebbe. Anche lì, tra l'altro, so che tu sei un'ottima cuoca. È divertente, no? Puoi vedere queste posizioni... Appunto, sì, per intelligenti, questo, è vero. Per questo ho detto, secondo me, voglio dire, è una moda che è subentrata esattamente nel momento in cui c'è stato un aspetto negativo, c'è stata una presa di coscienza negativa relativamente all'utilizzo delle carni conservate, trasformate, che poi sono quelle più diffuse. Ti faccio un'altra domanda, però. La cosa che viene opposta è, va bene, però mangi anche carne di animale, e mangi comunque il pesce. Anche il pesce è un animale, a tutti gli effetti. Esatto, quindi qual è, cioè, se tu chiudi gli occhi e mangi senza saperlo? Sì, non c'è nessuna differenza, è proprio un problema di cultura. Magari in certi paesi i pesci non li mangiano neanche, come in altri paesi non mangiano la carne di mucca, la carne di suino. Quindi ecco perché dico, è un problema di cultura, quindi è difficile cambiare una cultura che si è radicata nel corso degli anni. Bene, va bene. Io insomma penso che avevo fatto tante di quelle ricerche su questo argomento, ma mi fa nausea anche solo il pensiero, davvero, mi dà proprio... no, per me, mi dispiace se c'è qualcuno che invece magari di qualche altro paese o di altre origini, o di altra origine, insomma, utilizza gli insetti nella propria alimentazione. Per me veramente è un fatto assolutamente inconcepibile. Non lo so, io non riesco proprio a inquadrarla. Sì. E quando mi è capitato di vedere magari anche degli speciali su questo argomento, ho sempre cambiato canale perché mi dà proprio nausea guardare, Stefania. Immagino. Madonna mia. Allora, adesso cambiamo pagina, ve lo anticipiamo perché stiamo per chiudere, Michele, lo so. Grazie, caro. Allora, un'altra cosa che nasce dall'osservazione del mercato, di tutto quello che ci circonda. Sono tornate di gran moda e in maniera proprio, come dire, forte, un sacco di prodotti preparati con delle farine particolari. Non so, se voi entrate in un supermercato piuttosto che in una gastronomia, ma anche al tavolo di un ristorante o di una pizzeria, c'è la possibilità di utilizzare farine diverse dalla nostra normale farina di grano, quindi non so, di mais, di riso, di frumento, la farina nera, la farina rossa, la farina bianca, eccetera, eccetera. Allora, io parlerei con Stefania, lo faremo però dalla prossima volta, dei cereali in generale. Va bene. Per poi addentrarci e cercare di capire come mai questo mercato ha avuto questo boom incredibile, diciamo intorno agli ultimi 2 anni più o meno. Va bene, va bene? Va bene, lo faremo volentieri. La prossima volta.
Grazie Stefania, buona giornata. Grazie mille per essere stata con me anche questa settimana. Ritroveremo Stefania naturalmente giovedì prossimo. Lei è una che ha la sua cadenza precisa ogni settimana anziché ogni 15 giorni. Adesso linea alla regia, perché vi porto, se parliamo ancora di natura, vedrete delle piante meravigliose con il nostro amico fiorista bonsaista Pippo Gargiuolo. Ci vediamo subito dopo la pubblicità.